Amici Flash in Cucina, altra bella esperienza. Oggi mi trovo a Brescia, sono venuto a trovare e incontrare Marco Serlini, il campione juniores italiano 2014, e ho avuto il piacere di incontrare un'altra bella persona, un grande professionista, pastry chef Filippini Alessandro. Salve! Ciao Sergio. Grazie, grazie dell'ospitalità e grazie soprattutto dell'esperienza che abbiamo vissuto in queste ore di mia permanenza presso i vostri locali. Ecco, volevo raccontata dalla tua voce com'è nata l'esperienza di Marco, l'idea, come te l'ha comunicato, perché voglio ricordare che tu ne sei il datore di lavoro, anche se a me piace dire siete dei collaboratori, vi ho visti lavorare proprio insieme. Sì, Ecco, mi racconti com'è nata questa esperienza? siamo quasi dei colleghi, perché io non penso di trattare i miei dipendenti proprio da dipendenti, ma da colleghi, perché lo meritano fondamentalmente. L'esperienza è nata che Marco ha iniziato a lavorare qua 3 anni fa e è uscito da una scuola di pasticceria di Brescia. Ha iniziato a avere subito passione per questo lavoro, si vedeva che aveva voglia di imparare, di apprendere determinate cose della pasticceria. Poi ha iniziato a prendere passione a cake designer facendo corsi, siamo andati assieme a fare corsi, poi abbiamo realizzato delle torte, però cake designer non ci soddisfava più di tanto e siamo passati allo zucchero che è tutt'altra materia rispetto al cake designer. Cake designer partono dalle basi di pasta di mandorle, pasta di zucchero già pronto. Lo zucchero te lo devi fare, lo devi creare, devi avere una passione per farlo, perché se no non lo fai, non è una cosa che puoi inventare dall'oggi al domani, devi avere delle basi, devi aver fatto dei corsi per imparare e devi avere molta, ma molta passione per farlo. Quindi, diciamo, ecco, ora capisco perché ne sei stato coinvolto, diciamo, a 360 gradi. Ne sei stato coinvolto come persona, perché sei proprio una bella persona e hai espresso il tuo giudizio rispetto anche a ciò, al comportamento che deve avere anche un datore di lavoro nei confronti, diciamo, dei propri collaboratori. D'altra parte, però, anche tu hai visto e ti sei immedesimato in questo progetto. Ma parlando, o conoscendo poco più di Alessandro, perché parlavi di un'esperienza di qualche anno fa, una torta preparata per una persona, beh, Sì, direi importante. in occasione della venuta del Papa a Brescia sono stato chiamato a fargli la torta assieme ad altri due professionisti di Brescia e è stata veramente una grande emozione fare la torta, poi conoscere anche il Papa è stato veramente emozionante. Ricordi ancora il momento in cui ti venne comunicato che avresti preparato Sì, la torta? Lo ricordi? me lo ricordo e sono stato proprio emozionato tantissimo perché forse un po' sono cristiano e ci credo anche e quindi è stata proprio una forte emozione. Mi vuoi ricordare questa torta? Cosa avete La preparato per il torta Papa? abbiamo preparato con una charlotte russa alle castagne, Sì? praticamente c'erano raffigurate le quattro immagini, Sì? di cui una era del Papa, una era di Don Tadini che è stato beatificato per l'occasione che è venuto il Papa e anche di Paolo, del Papa qua di Brescia, che anche lui è stato ricordato quando è venuto Brescia, il Bello, Papa. penso che sia stata veramente una bella emozione, una bella gratificazione. Poco fa parlando mi raccontavi, mentre c'era Marco all'opera e noi eravamo così tutti attorno a lui, mi raccontavi del periodo natalizio, una gran quantità, a me non interessa tanto il numero, anche se mi farebbe piacere che tu lo dicessi, perché veramente mi è piaciuto. Non soltanto per il numero, ma proprio perché hai parlato di questi panettoni che voi con i tuoi collaboratori in questo Natale avete preparato, sono stato tanto apprezzato, mi hai raccontato un po' le diverse formule, come venivano conditi, chi uno nelle diverse maniere, e soprattutto mi ha colpito la passione, cioè tu non eri tanto gratificato per il numero, ovviamente è degno, veramente, però proprio, mi piaceva proprio la passione che tu, la contentezza che avevi nel dirmi che
questo risultato. Ci vuoi raccontare un pochettino? Ma quanti ne avete fatto? No, ne abbiamo questo inverno ne abbiamo fatti veramente tanti. Perché proprio il panettone è una delle cose che mi piace di più fare in pasticceria, cioè ci metto passione, ci metto tanto per farlo perché veramente mi dà soddisfazione, panettoni, pandori, bossolà, e quest'anno ne abbiamo realizzati nel mio piccolo laboratorio, perché non è grandissimo, sì, ne abbiamo fatti quasi 4.500. Mamma mia, che bellezza. E questo, ovviamente tu dicevi, il mio laboratorio non è grandissimo, è un normalissimo, ovviamente, è laboratorio di una pasticceria, cioè è una quantità enorme, e solo secondo me mettendoci la passione, proprio amando la materia prima che stai lavorando, e il panettone questa, diciamo, questa atmosfera secondo me la crea, è sì, vero? Sì, sì, molto, è che abbiamo fatto talmente tante ore in laboratorio, ma non solo io, anche i miei collaboratori, perché è stato veramente difficile farli. Allora, qual è il dolce siciliano, dato che Sergio è un siciliano, qual è il dolce siciliano che se dovessi proprio scegliere, dici questo metterei al primo posto? Ma a me piace mangiare il cannolo siciliano, quello fatto con la ricotta di pecora. Quella la ricotta nostra di pecora. La cassata? La cassata non è delle mie... non rientra nei tuoi gusti, nelle tue preferenze. Allora, la stessa domanda che ho fatto a Marco, ma non solo, anche a tante altre persone che un po' in giro per l'Italia vado intervistando. Alessandro, cosa vuole fare da grande? Alessandro è già grande. E spero di continuare. Ma io parlo dei sogni che stanno, sì, dentro di noi, indipendentemente dall'età. Spero di continuare in questo lavoro ancora per tanti tempo e aiutare sia gente giovane che ha voglia di realizzare dei sogni a realizzarli, come Marco e come anche mia figlia, che sembrerebbe che vorrebbe fare questo lavoro, non si sa, però l'importante è lasciarli totalmente liberi e sperare che seguano le loro passioni e anche i loro sogni. Ah, sì, sicuramente. Alessandro, ringraziandoti per la disponibilità che hai dato e soprattutto perché lo leggo negli occhi e purtroppo non posso non comunicare ciò che sento, sono qui presente. Complimenti, perché a mio parere sei veramente una bella persona e un grande professionista. Ciao e grazie di tutto. Ciao, ti ringrazio.